Ciao a tutti Svapers e bentornati nel mio angolo dello svappo. Qui come sempre c'è il vostro DJ Vise. Ragazzi, quest'oggi ti vediamo quali sono per ora i miei liquidi tabaccosi preferiti. Vi chiedo scusa velocemente se non sarò mobile come al solito, ma ho dovuto delle fasciature in tre quarti del corpo per motivi di salute, ma tutto a posto. Partiamo. Ci tengo a precisare che non saranno in ordine per quello che mi piace di più o quello che mi piace di meno, per il semplice motivo che hanno tutti delle sfaccettature veramente diverse e interessanti. E sicuramente uno dei miei tabacchi preferiti, che finora mi hanno stupito di più e che sto svapando da quando mi è arrivato, Killer Black Light di RP Mod. Uno dei tabacchi Kentucky, Virginia, Latakia e il formato 10 ml. All'interno trovate l'aroma e otterrete 100 ml di aroma. Un macerato che non è per nulla arrogante affatto, anzi vi darà un colpetto ogni tanto Latakia, ma principalmente sentirete delle note dolciastre con un pizzico di affumicatura molto gradevole e piacevole. Questo, ragazzi, io lo consiglio a chi sta passando dalle sigarette allo svapo. Poi, ragazzi, non poteva mancare il Verve della Royal Blend, secondo liquido macerato della ditta Royal Blend, miscela i tabacchi biondi macerati con un fondo di Latakia. Un liquido perfetto, nonostante sia un macerato e anche abbastanza trasparente, da utilizzarlo anche su Pod Mod. In questo caso abbiamo il formato da 10 ml da diluire appunto in 60 ml, quindi otterrete, dovrete solo metterci la basetta all'interno e portarlo a 60 ml qui dentro nella boccia. E ora, ragazzi, uno di quelli che mi ha stupito di più per il, tra virgolette, lavoro fatto dietro questo liquido. Abbiamo il Cigar Club by Officine Svapo. Ebbene sì, perché è un macerato completamente diverso, è stato lasciato macerare, o meglio invecchiare, all'interno del caffè. E dopo essere invecchiato nel caffè l'hanno estratto, il succo del tabacco, chiamiamolo così, il succo, la parte succosa, la foglia del tabacco macerata assieme al caffè, e vi darà un gusto veramente unico ed incredibile. Tostato, sentirete il caffè, ma non il caffè che credete voi. Questa volta sentirete letteralmente la tostatura e l'aroma del chicco di caffè, con delle note dolciastre, ma anche qui con una parte, con una nota molto secca, che andrà a ricordare molto il sigaro al retrogusto di caffè. 10 ml di aroma, quindi da fare in 100 ml. E ora un liquido di quelli ispirati sempre by Officine Svapo a un film veramente epico, che è Il buono, il brutto e il cattivo. Parliamo del poncio. Eh sì, perché anche qui abbiamo l'aroma in 10 ml col quale ne otterrete 100, con all'interno una miscela di tabacchi talmente varia e ampia che è difficile da ricordare, che va a ricordare vagamente un sigaro, diciamo un classico sigaro da cowboy. E questo liquido è ottenuto in collaborazione con The Flavorist. Ultimo ma non per importanza, ovviamente non posso non metterci che il liquido Old School Royal Blend, collaborazione nel mio angolo dello svapo. Non è raccomandazione, ragazzi, è un liquido che continuo a seccare perché è veramente molto molto buono. Il primo, e ripeto, il primo in assoluto, il primo liquido estratto. All'interno troviamo una mixture di tabacchi biondi, non c'è dato dire cosa c'è all'interno, altrimenti, con una nota di miele che vi farà impazzire. Il colore ricorda molto il miele. Qui ottenete 60 ml e posso garantirvi che, nonostante sia un macerato, non va a distruggervi le coil delle Pod Mod. Quindi da provare anche su Pod Mod. Personalmente, ragazzi, questo è un liquido che ha fatto impazzire molti youtuber che conosco, ma soprattutto che può piacere molto perché ricorda molto una sigaretta. Quindi anche questo perfetto per chi vuole smettere di fumare. Questa, ragazzi, era tra virgolette la mia top 5 dei liquidi tabaccosi che mi piacciono di più. Voglio che anche voi qui sotto mi stiliate una delle vostre top 5 dei liquidi tabaccosi che utilizzate e che amate di più. E che altro dire, dal mio angolo dello svapo è tutto, il vostro DJ Vise conclude, quindi va a dirvi... Commentate, sono curioso.